Cooking with Carly Calhoun. E sapete come dico sempre io, si va in... cucina, sul serio, nessuno conosce la frase, si va in cucina! Ad ogni modo, siamo qui in diretta dalla gara di cucina della contea di Colbyville. Ora andiamo a conoscere i concorrenti di oggi. Salve, sono Saka Tashpit e sono qui per vincere e andare sull'autoscontro, la cosa che preferisco. Passiamo alle prossime concorrenti. Mi chiamo Dale. E io Dolores. Siamo migliori amiche. Ci piacciono i libri usati, i combattimenti e lavorare a maglia. Questi li abbiamo fatti noi. E Dulcis in fondo. Ciao, sono Susie Turner, cucino da prima di iniziare a camminare e questo credo sia il momento più importante della mia vita. Che cosa triste. Ora, ogni cuoco ha preparato tre differenti portate tipiche. Un benvenuto al nostro giudice, nonché capo di Colbyville, il sindaco Mills! Che dai! Ben arrivato, sindaco! O dovrei dire signor Mills? Oh, sindaco, va bene. Okay. Oh, no, meglio signor Mills. Certo. Oh, sindaco Mills, o solo sindaco. Ok, il nostro primo round si basa sul nostro ingrediente preferito, il bacon. Mostrateci tutte le vostre creazioni col bacon, Saka Tashpit. Ho cotto una patata al forno, poi ho preso una fetta di bacon e infine l'ho adagiata sopra la patata. Noi abbiamo avvolto bacon intorno ad altro bacon. Io ho creato delle vere e proprie montagne russe di bacon. La pista è fatta di bacon al peperoncino, per l'auto ho usato del bacon canadese. Questi piccoli omini invece sono composti da bacon a cubetti. Ok, sindaco, chi ha vinto il round del bacon? Oh, non riesco a decidere. Diciamo che è un pareggio, allora! Davvero? Ne certo! Ottimo! Beh, il prossimo round riguarda un tipo di cottura che amiamo tutti. Sto parlando della frittura. Ok, che cos'hai per noi, Saka Tashpit? Ho preso una patata, poi l'ho fritta. Ho fatto una patata fritta. Oh. Una patata avvolta nel formaggio, messa dentro una ciambella e poi fritta, creando una bella pataforma ciambe fritta. Ok, per prima cosa ho preso una pizza, l'ho coperta di corn dog e french fries, poi ci ho versato una coppa di gelato e infine ho fritto tutto. E per la presentazione ho usato mia nonna, che è stata ben fritta a sua volta. Lo so, sarà una scelta un po' ardua, ma possiamo annunciare un vincitore? Ho paura di no, è un altro pareggio! Sì! Un pareggio? Ma ho fritto la mia povera nonna! Ok, allora il nostro round finale decreterà il vincitore. Stavolta sarà una sfida a chi prepara il chili più piccante di tutti, Saka Tashpit. Ecco, non so come si fa il chili. Ma rimboccandomi le maniche, ho fatto una patata. Oh, molto bene. Questo chili è molto piccante. Ci sono peperoncini piccanti, salsa piccante, peperoncini più piccanti e salsa ancora più piccante. Oh, magari farò un assaggino. Non so se sia per i primi peperoncini o per quelli più piccanti, ma di sicuro è piccante. Ok, Susie, tu che cosa ci presenti? Ok. Niente è più piccante del mio chili. Ho usato 1000 peperoncini, carburante per missili, lava fusa di un vulcano attivo e persino un pezzetto della stella solare. Beh, niente male, ha fuso il mio cucchiaio da degustazione. La ringrazio, il mio chili è così piccante che dovrò usare il mio cucchiaio a prova di incendio. Ho fatto del materiale delle navicelle spaziali. Oh, però pesa. Proviamo. Allora? Susie, sei tu la vincitrice. Ecco qui il nastro blu, congratulazioni. Grande, lo sapevo.
Tuttavia, anche voi siete le vincitrici. Mi scusi, cosa? Sì! Sakata Speed, congratulazioni. E Carly, un nastro anche per te. Non ci credo! Non ho mai vinto niente! Tutti quanti vincitori! Un nastro blu per tutti voi, bella gente! Tu sei vincitore! Grazie a tutti per aver guardato Cooking with Carly Calhoun! Alla prossima puntata!